L'Aquila arriva in terra marchigiana per un nuovo delicatissimo match, stavolta contro i bianconeri ascolani dell'Atletico. Cappellacci fa scelte importanti, mettendo in panca Del Pinto e Marchegiani, scegliendo Angiulli in mediana e Jonathan Alessandro in attacco. Difesa intoccabile, soprattutto guardando alla sicurezza che il reparto ha sempre garantito. Nei marchigiani tutti disponibili, con Ciabuschi riferimento offensivo e il giovanissimo 2006 Pompei tra i pali. A fischiare c'è Tassano di Chiavari. La prima emozione arriva dopo 10 giri di lancette, quando un incerto Pompei non gestisce al meglio un passaggio arretrato. Alessandro ci crede, ma poi lo stesso estremo difensore rimedia all'erroraccio precedente. Sul capovolgimento di fronte, Camilloni si guadagna un corner. Il pallone, dopo il tocco sul primo palo, cade sulla terra di Ciabuschi, che con estrema facilità tra i difensori immobili insacca il gol del vantaggio. Gara subito in salita per i rossoblù abruzzesi, puniti sul primo angolo dei padroni di casa. L'Aquila decisamente assente dal campo, incapace di creare azioni degne di nota. Il tutto contornato da appoggi sbagliati che permettono ai marchigiani di coprire bene gli spazi. Ci prova Giulio Dori al 28esimo, quando con la solita fuga sull'out di destra mette al centro un bel pallone con Alessandro, che ritarda la coincidenza in area piccola. Un minuto dopo la mezz'ora, il pallone lungo per Alessandro mette in apprensione la difesa bianconera, che riesce comunque a sbrogliare la matassa, con l'attaccante aquilano che reclama un tocco di mano di D'Alessandro. Rivediamo il tutto. I minuti passano e la gara scivola via senza nessuna emozione da segnalare, ma al 39esimo ci pensa Federico Angiulli a portare il primo raggio di sole a tinte rossoblù in un primo tempo davvero complicato per l'Aquila. Il mancino del 6 prima addomestica un difficile pallone in area, poi con Pompei in uscita trova il tocco giusto per infilare all'angolino il gol del pari. Con le riprese di Mario Giacchetta rivediamo a rallenti l'esecuzione e il prezioso ricamo di Banegas. L'ultima parte di primo tempo non regala più azioni degne di nota. L'Aquila va a riposo con un pari preziosissimo, malgrado una prestazione mediocre, piena di errori e priva di brillantezza. Marchigiani ordinati, dinamici e capaci di giocare bene il pallone, senza mai buttare via la sfera alla viva il parroco. Alla ripresa della contesa, stessi 11 per Seccardini e Cappellacci, con Michelin, dopo appena pochissimi secondi, che controlla con qualche apprensione l'affondo di Valentino, bravo a scappare via agli avversari sull'out di sinistra. Malgrado ciò, l'Aquila ha un approccio completamente diverso rispetto ai 45 minuti iniziali. Nei primi 10 minuti, infatti, i marchigiani sono costretti principalmente a fronteggiare le folate rossoblù e quando i giocatori di movimento non ci riescono ci vogliono i guantoni di Pompei, come al minuto 11 quando la stoccata di Angiulli costringe il classe 2006 al tuffo plastico. Seccardini allora cerca di correre ai ripari, out Ceccarelli e Minicucci, dentro Clerici e Traini, ma modulo che non varia. Poco dopo Cappellacci fa rifiatare Belardinelli mettendo Di Santo dallo stesso lato. Al 22esimo Banegas elude la tattica del fuorigioco ricevendo un bel pallone scodellato, ma sul più bello non trova il tempo con la difesa che recupera. Cappellacci ci crede e cambia ancora, Marchegiani prende il posto di Costa Ferreira al 23, andandosi a posizionare nella zona centrale d'attacco. Banegas e Alessandro ai suoi lati, ma poco dopo, forse per un malanno, esce Banegas ed entra Piscitella. Quest'ultimo alla mezz'ora si accende e scappa via all'avversario prima di mettere un pallone invitante nel cuore dell'area, ma la statura non aiuta Alessandro, incapace di arrivare sull'ottimo traversone dell'esterno di sinistra. Atletico che deve rinunciare a Ciabuschi, allora i ragazzi di Seccardini provano a far male in ripartenza attorno al minuto 36, ma Alessandretti è bravo ad innalzare il muro al cospetto della conclusione di Cesario. E stessa cosa accade due minuti più tardi, quando con la partecipazione di tutta la difesa, Traini non trova lo spiraglio. L'Aquila continua a premere, anche se manca la giusta precisione anche quando Giulio Dori, tre minuti prima del 90esimo, calcia su corta respinta. Il pallone, colpito troppo con l'esterno, si spegne sul fondo. La pressione ora è costante.
Piscitella scappa ancora via al minuto 47, ma prima della conclusione arriva Angiulli che ruba letteralmente il pallone al numero 11 rossoblu che si dispera. La gara non finisce più e si trascina fino al 52esimo, quando l'Aquila fa la frittata difensiva decisiva. Il pallone non viene buttato dalla zona pericolosa e Michele Cesario sul secondo palo fredda Michelin per il 2-1 decisivo. Una sconfitta dolorosissima per l'Aquila che da stasera forse dà il definitivo addio ai sogni più belli.